Oggi parliamo chiaramente di innovazione. Normalmente parlando di innovazione applicata alle aziende si parla di innovazione di prodotto. Oggi vorrei parlarvi più di innovazione di processo. E non che sia meno, quella di prodotto sia meno importante, indubbiamente molto importante, però parallelamente, per motivi che andrò ad elencare, riteniamo che sia importante anche aggiornare i processi. Ora, nel mondo occidentale noi ci occupiamo di medicale e quindi sostanzialmente serviamo pazienti, clienti e pazienti con patologie complesse, che le conosciamo sulla cardiochirurgia per quello che ci riguarda. Sta emergendo sempre più evidente la necessità di mettere il paziente al centro del sistema sanitario. A differenza del passato, dove sostanzialmente il medico diceva se il medico diceva stai bene, tu stai bene, se sei morto, sei morto. Adesso invece diciamo che c'è un approccio un po' più strutturato alla terapia per quello che riguarda i pazienti. E quindi l'obiettivo, diversi centri, insomma, stanno cercando di mettere proprio il paziente al centro del sistema sanitario. Questo è diventato ancor più evidente con la pandemia, l'abbiamo visto, lo stiamo vivendo tutti i giorni da purtroppo parecchio tempo a questa parte. Ecco allora che per in qualche modo aiutare questo percorso può venirci in aiuto un modello, quello cosiddetto del pensiero agile, del Lean Thinking. È una metodologia che è già stata studiata ed applicata già negli anni 50 nell'ambito dei sistemi produttivi delle automobili, Toyota e tutta la storia che c'è dietro. È stata poi rivista, in qualche modo estesa, già negli anni 90 e si adatta perfettamente a gestire problemi particolarmente complessi, processi particolarmente complessi. Questo si può applicare anche fuori dall'ambito della produzione, fuori dall'ambito delle operation. È quello che stiamo facendo a livello di Livanova, a livello aziendale, e lo stiamo in qualche modo lavorando su tre metriche principali. Una è la focalizzazione sui problemi dei pazienti. Quindi, come dicevo, approccio paziente-centrico. Il secondo elemento importante è la valorizzazione del contributo delle persone. A differenza del passato, dove c'era un capo, parlando di aziende, un capo che sapeva tutto e decideva tutto, ecco che l'approccio bottom-up serve per mettere a fattor comune più esperienze, più creatività, più idee. Il terzo elemento è la lotta agli sprechi, sia quelli materiali, ma soprattutto quelli di processo. Il tutto, questi tre elementi, vengono in qualche modo messi insieme nell'ambito del miglioramento continuo, quindi sostanzialmente definito Kaizen. E quindi l'obiettivo è quello di tendere alla perfezione, quello di migliorare costantemente, rivedendo processi costantemente, in modo da fare miglioramenti costanti nel tempo. In Livanova abbiamo iniziato questo percorso qualche anno fa, l'abbiamo etichettato, identificato come Livanova Business System. La potenza di un business system è quello di estendere questo approccio Kaizen a tutte le funzioni aziendali in modo strutturato, per cui non semplicemente applicato alla produzione, come è già conosciuto e molto, molto, molto conosciuto. Il nostro obiettivo è quello di estenderlo ad tutte le funzioni aziendali, in modo tale che il cerchio, l'identificazione del bisogno da parte del paziente e soddisfazione del bisogno si chiuda e continui ad evolvere con il concetto del miglioramento continuo. Ora, per fare questo è necessario rivedere costantemente i bisogni, per esempio. Quindi i bisogni vanno rianalizzati costantemente, i bisogni dei pazienti. Occorre analizzare il livello di soddisfazione di questi bisogni. Occorre misurare la qualità del servizio erogato. Occorre prestare moltissima attenzione, come dicevo prima, agli sprechi, ai costi e conseguentemente ai prezzi. Quindi il ciclo che adottiamo in pratica definisce gli obiettivi, definisce la pianificazione, l'execution e il monitoraggio. Adottiamo un approccio molto strutturato al problem solving, che non è semplicemente c'è un problema, lo risolviamo, ma è un approccio veramente strutturato con dei modelli particolarmente stretti. Adottiamo il concetto del go to Gemba e quindi il fatto di andare a ricercare le informazioni dove queste vengono in qualche modo elaborate, dove nascono. Ecco.
e da lì la necessità di avere un coinvolgimento di tutti i dipendenti, di tutti coloro che vivono l'azienda, insomma. Questo chiaramente rende il processo probabilmente più efficace da un lato, ma sicuramente più complesso dall'altro. Le informazioni, ripeto, è vitale riuscire ad andare a in qualche modo a identificarle dove esse sono. Le troviamo un po' dappertutto. È chiaro che i bisogni sono più conosciuti sul mercato, i pazienti, coloro che li seguono, i medici, quindi gli HCP per definizione, sono quelli che conoscono questi bisogni ed è importante andare sul territorio, raccogliere, essere capaci di sapere cosa andare a cercare, dove andarlo a cercare, come cercarlo e rendere poi queste informazioni fruibili in modo tale che diano risposte alle domande critiche che sono a monte. Un'altra fonte di informazioni, ce ne sono tante, molto importante sono gli ERP aziendali e quindi all'interno le informazioni ce ne sono tantissime. Il problema è andarle ad estrarre, sapere dove sono, andarle a ricercare, definirle e assemblarle in modo che anche in questo caso diano le risposte. Il tutto deve tendere alla ricerca, una ricerca continua ed infinita della perfezione. Chiaro che questo implica il fatto di sapere quando si parte, ma è un processo che non finisce mai. Noi abbiamo iniziato questo percorso a livello aziendale qualche anno fa. È una grande sfida, è un cambio culturale. Sapete benissimo che i cambi culturali sono molto complessi. In Italia lo conosciamo bene, sono ancora più complessi che in altri paesi. Però siamo convinti che porterà i risultati attesi. È ovvio che è molto importante guidare questi cambiamenti con l'esempio. L'esempio deve per forza venire dall'alto. E su questo in Livanova oggettivamente ci stiamo impegnando. Grazie a tutti.